I giovani, minoranza, umiliati, vengono cacciati ai margini della società. Dall'acclamata regista de Il nome del figlio. Allora si organizzano con un esercito di liberazione. Claudio Bisio. Gli sdraiati. Al cinema. I miei nomi: Lobo, Iacco, Bo, Piccolo, Bologna, Vinto, Bologna, Bo, Iacco, Iacco, Bologna, Vip, no, Vippo. Sì, sì. Adesso io faccio a casaccio, boom, Iacco, ma fa il culo, chi è Iacco? Sei Iacco? Cosa fate? Mangiate qua? Posso almeno sapere se siete uno, nessuno, centomila? Uno, nessuno, centomila. Continuiamo a parlare di questa nuova commedia in uscita il 23 novembre, Gli sdraiati, per la regia di Francesca Archipugi. Tratto dall'omonimo bestseller di Michele Serra e sceneggiato in collaborazione con Francesco Piccolo, con cui la regista aveva già collaborato alla sceneggiatura della Pazza Gioia di Paolo Virzì, questa commedia è interpretata dal poliedrico e bravissimo Claudio Bisio, che vedremo vestire i panni di un padre in conflitto con il figlio. Qualche parola sulla regista. Francesca si è diplomata al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma e ha vinto numerosi premi, sia come regista che come sceneggiatrice, tra cui Due David di Donatello e Tre Nastri d'Argento. Tra i suoi lavori di maggior successo come regista ricordiamo Mignone Partita, Verso Sera, Il Grande Cocomero e Il Nome del Figlio. Aspettiamo allora di vedere anche Gli sdraiati, questa commedia umana che promette di confermare le doti e la sensibilità di questa autrice, ma anche di farci ridere e farci riflettere sui rapporti tra diverse generazioni. Dal 23 novembre. Voi cosa ne pensate? Vi incuriosisce? Fatemi sapere nei commenti se è il vostro genere e se pensate di andarlo a vedere. Seguiteci anche su Facebook e Instagram, trovate i link nella descrizione del video qui sotto. Alle prossime news! Ciao da Valeria!